Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Mumenxin Angelini Pharma S.p.A., sede legale ultimo aggiornamento. 17 gennaio 2022. Cos'è Mumenxin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Mumenxin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Mumenxin? Mumenxin è un farmaco a base del principio attivo ibuprofene più pseudoefedrina, appartenente alla categoria degli antipiretici, analgesici FANS e nello specifico altri preparati per le malattie da raffreddamento. È commercializzato in Italia dall'azienda Angelini Pharma S.p.A., sede legale. Mumenxin può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni Mumenxin 200 mg/30 mg, 12 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Angelini Pharma S.p.A., sede legale, ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco, classe C, principio attivo ibuprofene più pseudoefedrina, gruppo terapeutico antipiretici, analgesici FANS, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni trattamento sintomatico della congestione nasale associata a rinosinusite acuta di sospetta origine virale con cefalea barra o febbre. Mumenxin è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 15 anni. Posologia adulti e adolescenti di età pari o superiore a 15 anni, 1 compressa, equivalente a 200 mg di ibuprofene e 30 mg di pseudoefedrina cloridrato, ogni 6 ore se necessario. In caso di sintomi più intensi, 2 compresse, equivalenti a 400 mg di ibuprofene e 60 mg di pseudoefedrina cloridrato, ogni 6 ore se necessario, fino a una dose giornaliera totale massima di 6 compresse, equivalenti a 1200 mg di ibuprofene e 180 mg di pseudoefedrina cloridrato. Non superare la dose giornaliera totale massima di 6 compresse, equivalenti a 1200 mg di ibuprofene e 180 mg di pseudoefedrina cloridrato. Per uso a breve termine. In caso di peggioramento dei sintomi consultare un medico. La durata massima del trattamento è di 4 giorni per gli adulti e 3 giorni per gli adolescenti di età pari o superiore a 15 anni. Nei casi in cui i sintomi consistono prevalentemente in dolore barra febbre o congestione nasale, è preferibile la somministrazione di un prodotto contenente un singolo principio attivo. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo utilizzando per il più breve tempo possibile la dose minima necessaria per ottenere il controllo dei sintomi, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica Mumenxin è controindicato nei pazienti pediatrici di età inferiore a 15 anni, vedere paragrafo 4.3. Modo di somministrazione per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere e non masticate, con un bicchiere d'acqua, preferibilmente durante i pasti. Controindicazioni per sensibilità all'ibuprofene, alla pseudoefedrina cloridrato o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti di età inferiore a 15 anni. Donne nel terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Donne in allattamento, vedere paragrafo 4.6. Pazienti con anamnesi di reazioni di ipersensibilità, ad esempio broncospasmo, asma, rinite, angioedema orticaria, associate ad acido acetilsalicilico o ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Storia di sanguinamento o perforazione gastrointestinale associata a una precedente terapia a base di FANS. Emorragia barra ulcera peptica ricorrente attuale o pregressa, almeno 2 episodi distinti di ulcerazione o sanguinamento dimostrato. Sanguinamento cerebrovascolare o di altra natura. Anomalie emopoietiche di origine sconosciuta. Grave insufficienza epatica. Grave insufficienza renale. Grave insufficienza cardiaca. Gravi disturbi cardiovascolari, cardiopatia coronarica, cardiopatia, ipertensione, angina pectoris, tachicardia, ipertiroidismo, diabete, feocromocitoma. Storia di ictus o presenza di fattori di rischio per l'ictus, a causa dell'attività asimpaticomimetica della pseudoefedrina cloridrato. Rischio di glaucoma ad angolo chiuso. Rischio di ritenzione urinaria correlata a disturbi uretroprostatici. Storia di infarto miocardico. Storia di crisi convulsive. Lupus eritematoso sistemico.
Uso concomitante di altri vasocostrittori come decongestionanti nasali, somministrati per via orale o nasale, ad esempio fenilpropanolamina, fenilefrina ed efedrina, e metilfenidato, vedere paragrafo 4-5. Uso concomitante di inibitori non selettivi delle monoaminoossidasi, IMA o ipromiazide, vedere paragrafo 4-5, oppure uso di inibitori delle monoaminoossidasi nelle ultime 2 settimane. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: l'uso concomitante di Momenxin e altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della ciclo-ossigenasi, COX, 2, dovrebbe essere evitato. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti utilizzando per il più breve tempo possibile, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: associazione della pseudoefedrina con possibile reazione IMA o non selettivi, ipromiazide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale: prima di prendere Momenxin insieme ad altri farmaci come acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico Aurobindo, acido acetilsalicilico DOC generici, acido acetilsalicilico più acido ascorbico COP, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CORCA, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico LFM, acido acetilsalicilico Milan, acido acetilsalicilico Sandoz, acido acetilsalicilico Teva Italia, algopirina, alcaefer, antireumina, ascriptin, aspirina ACT dolore infiammazione, aspirina C, aspirina, compressa, aspirina dolore infiammazione, aspirina EFERV. Più vitamina C, granulato, aspirina influenza naso chiuso, aspirina rapida, aspirinetta, broncodual tosse e gola, cardioaspirin, cardioral, carin, clopidogrel e acido acetilsalicilico Milan, coumadin, duoplavin, euspiflu, frobeflu, istantal, neonisidina C, neonisidina, sintrom, vivin C, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Momenxin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Momenxin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza pseudoefedrina cloridrato. Studi sugli animali hanno dimostrato tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5-3. L'impiego di pseudoefedrina cloridrato riduce il flusso sanguigno uterino della madre, ma i dati clinici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: Momenxin altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti che manifestano capogiri, allucinazioni, cefalee insolite e disturbi della vista o dell'udito dovrebbero evitare di guidare veicoli o di usare macchinari. In genere una sola somministrazione o l'utilizzo di questo medicinale per brevi periodi non richiedono l'adozione di nessuna precauzione particolare. Effetti indesiderati: le reazioni avverse correlate all'ibuprofene più comunemente osservate sono di natura gastrointestinale. Possono presentarsi ulcere peptiche, perforazioni o sanguinamento gastrointestinale, anche fatali, in particolare negli anziani, vedere paragrafo 4-4. In, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: gli effetti clinici del sovradosaggio sono dovuti più probabilmente alla presenza in questo prodotto della pseudoefedrina cloridrato, piuttosto che dell'ibuprofene. Gli effetti non sono chiaramente correlati alla dose assunta a causa della diversa sensibilità dei vari individui alle proprietà simpaticomimetiche. Sintomi dovuti all'effetto simpaticomimetico: depressione dell'SNC, ad esempio sedazione, apnea, cianosi, coma. Stimolazione dell'SNC, più probabile nei bambini, ad esempio insonnia, allucinazioni, convulsioni, tremori. Oltre ai sintomi già menzionati come effetti indesiderati, possono manifestarsi i seguenti sintomi: crisi ipertensive, aritmie cardiache, debolezza e tensione muscolare, euforia, eccitazione, sete, dolore al petto, capogiri, tinnito, atassia, visione offuscata, ipotensione. Sintomi correlati all'ibuprofene, che si aggiungono a quelli gastrointestinali e neurologici già menzionati come effetti indesiderati: sonnolenza, nistagmo, tinnito, ipotensione, perdita di coscienza. In casi di avvelenamento grave, è possibile che si verifichi acidosi metabolica. Misure terapeutiche: non sono disponibili antidoti specifici. Se il paziente si presenta entro un'ora dall'assunzione di una quantità potenzialmente tossica di medicinale, si può considerare la somministrazione di carbone attivo per via orale. Sono necessari altresì un controllo degli elettroliti e l'esecuzione di un ECG. In caso di instabilità cardiovascolare e barra o squilibrio elettrolitico sintomatico, si deve iniziare un trattamento sintomatico.
proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento. Altri preparati per le malattie da raffreddamento. Codice ATC. R05X. La pseudoefedrina cloridrato è un simpatico mimetico che, se somministrato, proprietà farmacocinetica ibuprofene. La farmacocinetica dell'ibuprofene a dosi terapeutica è lineare. Assorbimento. I livelli sierici di picco vengono raggiunti circa 90 minuti dopo la somministrazione per via orale. Con la somministrazione, dati preclinici di sicurezza negli studi sulla tossicità acuta del farmaco per via orale, i valori LD50 per l'associazione ibuprofene / pseudoefedrina cloridrato sono risultati 2,40 g/kg per i topi e 1,45 g/kg per i ratti. Elenco degli eccipienti nucleo della compressa cellulosa microcristallina calcio idrogeno fosfato anidrocroscarmellosa sodica amido di mais silice colloidale anidra magnesio stearato rivestimento della compressa ipromellosa macrogol 400 talco titanio diossido e 171 ossido farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Momenxina base di ibuprofene più pseudoefedrina sono Actisinu, Nurofen influenza e raffreddore, Vicks Flu Action. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.